Ciao a tutti, questo programma 92-93 del Grande Teatro continua a essere una grande fonte di ispirazione. Tra le 8 opere in programma c'è A piedi nudi nel parco con Sergio Castellitto, Margaret Mazzantini e con la partecipazione straordinaria di Lauretta Masiero. Lo spettacolo va in scena nel gennaio del 1993. 8 anni prima era uscita la Y10 della Lancia. Per l'occasione la Lancia lanciò la campagna pubblicitaria «Piace alla gente che piace». Tra i testimonial di quella campagna, Sergio Castellitto. Y10, a ciascuno la sua. Sapete perché Sergio Castellitto ha scelto la Y10 Fire? Perché è il massimo della simpatia. Y10 piace alla gente che piace. Sergio Castellitto lo ritroviamo dopo qualche anno in una pubblicità più recente del Caffè Lavazza. Questo è molto più di un caffè. È la storia di una passione, nata in Italia nel 1895 dal consiglio di un padre. La storia di un giovane italiano, pieno di curiosità e di coraggio, che fece un salto nel futuro. Viaggiando e vedendo cose che ispirarono la sua immaginazione. Inventò un nuovo mondo di aromi e di gusto, miscelando i caffè dei paesi più lontani ed esotici, e scoprì l'armonia perfetta. Fu il mago che creò la miscela del caffè. Era Luigi Lavazza, il maestro del caffè italiano. Ma cosa gli disse il padre? Nella vita c'è sempre qualcosa di più da scoprire. Ciao a tutti, la prossima puntata sarà dedicata all'altra interprete insieme alla Mazzantini di A piedi nudi nel parco, a Lauretta Masiero.